Benvenuto. No, se vuole dire qualcosa, prendi, si vuole accomodare. No, vabbè, se voleva. Io sono Gianina Ciancio, sono anch'io portavoce all'ARS e sono nella quinta commissione, cultura, formazione e lavoro. C'è una zanzara, sembra una zanzara. È una zanzara del PD. Speriamo che... Allora, una delle cose che ci dicono più spesso è, anzi una delle domande che ci fanno più spesso è: perché non fate alleanze? Allora, noi non vogliamo fare alleanze perché non vogliamo avere cambiali da pagare con nessuno. Noi garantiamo e siamo fieri e orgogliosi di girare sotto un unico simbolo, perché non abbiamo bisogno di liste civette, non ci interessa vincere con le liste civette, ma ci interessa vincere con la coerenza, che è una cosa ben diversa e che i partiti non conoscono. Perché se Crocetta, per esempio, avesse conosciuto la coerenza e si fosse presentato da solo e magari avesse vinto da solo, non avrebbe avuto questo problema e non avrebbe bloccato la regione siciliana per più di 3 mesi ormai. Io, come diceva Vanessa prima, sono quasi 2 mesi che noi andiamo in aula e praticamente non si fa nulla. La maggioranza non si presenta in aula, la maggioranza intendo PD, DRS, UDC, articolo 4, tutta questa bella gente che Crocetta si è messo dentro. E ha dimostrato anche di essere in malafede quando ha buttato fuori dalla giunta Marino, non so se conoscete Marino, è un magistrato, era l'unico degli assessori che si poteva salvare, diciamo, questa giunta, e da un lato ha buttato fuori Marino, che ha fatto delle accuse pesanti sui termovalorizzatori, sulle discariche e sugli interessi che ci sono dietro i rifiuti, dall'altro si è tenuta la Monterosso, che non è una che si conosce molto, ma è la segretaria generale della regione, che è condannata dalla Corte dei Conti per danno erariale nell'ambito della formazione professionale. Noi ci ritroviamo con un presidente che da un lato si tiene una condannata e dall'altro manda fuori un magistrato perché la sua maggioranza o perché i partiti che lo sostengono gli chiedono chi 2 assessorati, chi un altro assessorato, chi il direttore generale di quell'ASP, di quell'azienda e così via. Allora, noi in questo sistema non ci vogliamo entrare e a costo di veramente non raggiungerlo mai il 51%, ma non ci vogliamo proprio entrare, non ne vogliamo fare alleanze. Non vogliamo, noi, ripeto, vogliamo vincere con la coerenza, con le nostre facce, col nostro simbolo e senza liste civette, senza voti falsi che poi un domani ci vengono a chiedere qualcosa. Io... Ci dicono che non facciamo niente, ormai è una, diciamo, sì, è una cosa che ci ripetono quasi sempre. Allora, io umilmente mi permetto di elencare alcune delle cose che abbiamo fatto. Prima si parlava per esempio di royalty del petrolio. Allora, vi comunico che se oggi gli stabilimenti petroliferi pagano il doppio delle tasse, grazie al Movimento 5 Stelle, perché noi l'anno scorso in finanziaria abbiamo inserito una norma che aumentava dal 10% al 20% le royalty, e quest'anno in finanziaria le hanno volute Crocetta, che si vedevano dei video in campagna elettorale che si scagliava contro l'ENI. Crocetta ha proposto un emendamento per abbassare di nuovo al 10%, ma di che stiamo parlando? Con la scusa che l'industria non si può rischiare che se ne vadano, ma che se ne vadano pure, che cosa ci hanno dato? Noi barattiamo la nostra salute, i nostri territori, il nostro ambiente, il nostro mare per 6.000 posti di lavoro, e allora perché noi vogliamo il reddito di cittadinanza? Perché nessuno deve più scegliere tra salute e lavoro. Deve avere sempre e comunque una fonte di reddito garantito che lo renda veramente emancipato da qualsiasi ricatto politico e da qualsiasi ricatto di lavoro. Questo è quello che pensiamo. Ora, qua siamo a Modica, questo territorio è famoso per l'agricoltura, per tutto questo settore. Uno dei problemi, ovviamente noi non lo sapevamo, abbiamo studiato, abbiamo incontrato persone, quotidianamente ci incontriamo con operatori del settore. Uno dei problemi principali che ci hanno detto di questo territorio è il trasporto, perché il trasporto ormai è soltanto su gomma. Allora, una cosa umile che ci stiamo permettendo di fare tramite 2 ragazzi, veramente 2 ragazzi, uno di 30 e uno di 35 anni, che hanno proposto una compagnia aerea siciliana, proprio semplice, 2 tratte
Milano, Roma hanno fatto un progetto bellissimo che con poco veramente si parla di 3 milioni rispetto ai 7 milioni che diamo alla Ryanair per atterrare in Sicilia. Con 3 milioni fanno partire una compagnia aerea che fa, c'ha pure cargo e quindi che trasporta non solo prodotti agricoli ma anche pesce, cannoli, perché per esempio la ricotta noi non la possiamo esportare perché non abbiamo come portarla, cioè è assurdo. Noi abbiamo le richieste da tutta Europa di ricotta siciliana e non la possiamo trasportare perché col camion non ci arriva in Francia, in Spagna, in Inghilterra. E questa è la realtà della Sicilia. Cosa abbiamo proposto? Noi siamo stati gli unici ora a Roma a proporre di abolire Equitalia. I ragazzi, ora qua c'è Giulia, magari ne ha parlato prima, perdono, io sono arrivato un po' prima. Abbiamo proposto di abolire Equitalia e soprattutto ci voleva il Movimento 5 Stelle per fare capire a questi partiti che una cosa semplicissima, se tu hai crediti nei confronti della pubblica amministrazione nello stesso tempo devi pagare le tasse, compensi, cioè quello che lo Stato ti deve o comunque quello che tu devi allo Stato lo recuperi comunque con i crediti che ti deve lo Stato. Compensazione, debito e credito è una cosa semplice, di buon senso, che però ci voleva il Movimento 5 Stelle per portarlo in Parlamento. Questa è una cosa approvata, tutto quello che vi sto dicendo è approvato, sono cose, perché a noi piace parlare di cose che abbiamo fatto, non di cose che faremo, perché le cose che faremo le faremo con voi e se voi ce le proporrete. A proposito di cartelle esattoriali, abbiamo proposto, è già depositata una mozione per proporre, visto lo stato di crisi, per proporre di una moratoria per le cartelle esattoriali per un anno in Sicilia. Siamo gli unici che stanno proponendo queste cose, che sono cose di buonsenso. E in realtà alla parola buonsenso io affianco la parola mani libere, noi siamo con le mani libere, io non credete o neanche faccio caso a quelli che mi dicono Grillo e Casaleggio che vi comandano, perché veramente è una cosa così assurda ed è una cosa così veramente anche un insulto per noi dire che abbiamo Grillo e Casaleggio che ci comandano, perché io sono la prima che nel momento in cui qualcuno mi dice cosa andare a votare io me ne vado dal Movimento 5 Stelle, che sia chiaro, e siamo tutti così, noi siamo con le mani libere. Proprio perché non facciamo alleanze, proprio perché non abbiamo bacini di voti, proprio perché veramente siamo liberi di fare, e le uniche alleanze che facciamo sono quelle con i cittadini. Siamo liberi veramente di votare quello che è per il bene dei siciliani. Un piccolo esempio, avrete sentito in questi giorni al telegiornale che hanno scoperto dei precari milionari a Palermo che prendevano il sussidio della regione. Bene, come li hanno scoperti? Li hanno scoperti grazie al Movimento 5 Stelle, perché noi abbiamo messo un emendamento in finanziaria che metteva un tetto massimo a questi sussidi che la regione dava solo a Palermo, perché ovviamente purtroppo i poveri sono solo a Palermo e la Sicilia è Palermo centrica, perché l'ARS e il governo è a Palermo, non perché sono più bravi o più furbi, ma semplicemente perché i centri di potere sono là, e questo purtroppo ce ne stiamo prendendo sempre più conto. Avevano dato questo sussidio a un bacino di 3.000 persone che prima era del comune di Palermo e nell'amministrazione lombarda è passato alla regione. Allora noi abbiamo detto va bene, ok, c'è questo sussidio, in effetti sono soggetti svantaggiati, sono soggetti ex detenuti, si tratta di eventuali disagi che possono provocare, però almeno mettiamo una cosa di buon senso, mettiamo che c'è un tetto massimo, cioè se tu sei ricco mi sembra ovvio che tu non puoi avere il sussidio. E non vi dico che cosa è successo da parte della cordata palermitana dei deputati di Palermo per non mettere questo tetto. Nonostante tutto, quasi diciamo così di sgamo, durante l'aula ci siamo riusciti a inserire questo emendamento, e grazie a questo emendamento stanno cominciando i controlli per vedere chi ha 100.000 euro, 200.000 euro, 500.000 euro, perché ce ne sono, non è che non ce ne sono, l'anno, e si prendevano 800 euro al mese di sussidio, e chi invece ne ha veramente bisogno. È merito del Movimento 5 Stelle se stiamo risparmiando 600.000 euro a provincia per la figura inutile che abbiamo eliminato in finanziaria dei coordinatori sanitari. Sono queste poltrone che si inventano, i coordinatori sanitari, abbiamo chiesto in giro ma li conoscete, ma che fanno, chi sono, nessuno sapeva cosa facevano, nessuno sapeva chi erano, allora abbiamo proposto di eliminarli.
Facendo così stiamo risparmiando milioni di euro dal bilancio regionale per merito del Movimento 5 Stelle, perché sono quelle cose che a un partito non gli interessa, perché non sono né voti né cose, non sono grandi bacini, sono sprechi che però non, diciamo, se vengono eliminati non gliene viene niente. A noi, siccome ogni briciola in un momento di crisi, ogni euro, ogni migliaia di euro che viene sprecato ci brucia dentro, l'abbiamo proposto e li abbiamo eliminati, ed è una delle poche cose che è rimasta in piedi nella finanziaria dopo l'impugnativa del commissario dello Stato, perché non so se avete sentito, ma la finanziaria, che è la legge più importante di una regione, di uno Stato, è stata impugnata per il 70%, cioè il 70% degli articoli di questa finanziaria sono stati bocciati. Cioè, questo significa che il governo Crocetta è un totale fallimento, da tutti i punti di vista. E noi tre qua eravamo in tre, noi siamo 14 all'assemblea, questi 14 sprovveduti, questi proprio 14 ragazzini, anche grazie a noi, è successo che si è dimesso l'assessore al bilancio, perché volevano proporci, ora vi spiego un attimo la situazione perché è gravissima e ce lo stanno riproponendo, vogliono fare un mutuo da 1 miliardo di euro per pagare, sì, vogliono fare un mutuo da 1 miliardo di euro per pagare, dicono loro, le pubbliche amministrazioni. In realtà sono i debiti delle pubbliche amministrazioni, in realtà sono tutte aziende nel campo della sanità, sono tutte multinazionali e solo il 20% sono siciliane, però ci mancherebbe altro, le aziende vanno pagate, noi siamo d'accordo, però cosa hanno proposto loro per pagare questo mutuo? Per pagare il mutuo si sono inventati che i siciliani dovranno mantenere al massimo le aliquote IRPEF e IRAP per i prossimi 30 anni. Cioè, loro, il disegno di legge che abbiamo martedì in aula consiste nel bloccare per i prossimi 30 anni le al massimo, adesso ce le abbiamo al massimo, e rimarranno così per i prossimi 30 anni. Allora, noi questo modo di ragionare non ce l'abbiamo. Noi abbiamo proposto delle alternative, abbiamo proposto di tagliare sulle pensioni d'oro, abbiamo proposto di rinegoziare la quota di compartecipazione nella spesa sanitaria, che si parla di 2 milioni che lo Stato ci deve. E non l'hanno accettato, non è una questione di populismo, di demagogia, qua è malafede, loro non lo vogliono accettare, perché non vogliono toccare certi interessi, perché hanno le mani legate, gli unici ad avere le mani libere, sarò di parte, ma credetemi, siamo noi. Per questo io vi invito solo una cosa, intanto a quello che diceva Maria Cristina, ovvero stasera andate a parlare con i disillusi, perché un voto non dato non solo è un insulto, ma questa è una cosa mia personale, a quelli che sono morti per votare, ma soprattutto un voto non dato vale quanto 10 voti sbagliati e 10 voti clientelari. Quindi veramente dobbiamo andare a votare, perché da stare in democrazia non è soltanto libertà, non è solo belle cose, è anche una responsabilità, e la nostra responsabilità più grande è mettere quella benedetta X nel punto giusto e nel momento giusto. Voglio dire un'altra cosa, chi dice che non abbiamo fatto niente? Noi abbiamo mantenuto tutti i punti del nostro programma, una cosa che loro sconoscono. Ogni punto del programma è un disegno di legge presentato alla regione, perché noi abbiamo lo statuto speciale, e presentato in Parlamento. Noi 14 abbiamo rinunciato a 900.000 euro di rimborso elettorale, i ragazzi a Roma hanno rimandato al mittente 42 milioni di euro, 42 milioni di euro, questi sono i meno. Sappiate che le coalizioni di PDL e PD per le scorse elezioni politiche sono riusciti a prendersi 150 milioni di euro. Sono i contributi elettorali, quelli che noi attraverso il referendum negli anni 90 abbiamo detto no al finanziamento pubblico ai partiti. Loro li hanno trasformati in rimborso elettorale, e se li continuano a prendere 2 miliardi e mezzo di euro dagli anni 90, di cui si sono appropriati indebitamente, truccando la legge, fingendo, questi sono fatti.
Tutti noi, sia la Regione, sia i parlamentari, abbiamo applicato la riduzione dello stipendio che vi avevamo promesso. I ragazzi depositano al fondo del microcredito che già esisteva. Noi lo avevamo creato il fondo del microcredito. Lo sapete che fine ha fatto? I signori non vogliono emanare il regolamento perché non vogliono dire che con il nostro 1 milione di euro le microimprese riescono a finanziarsi. Noi entro i primi 15 giorni di maggio abbiamo già deciso di affidarli a dei soggetti bancari ed emaneremo il vecchio regolamento che vi avevamo promesso e che loro ci avevano promesso a settembre dell'anno scorso, ad un passo della mozione di sfiducia. E io e noi proporremo di nuovo lo stesso atto parlamentare. Ci avevamo visto bene, ci prendevano in giro, dicevano voi non sapete governare e per questo cosa volete che faccia in un anno? Signori, è passato un anno e mezzo e siamo peggio di prima. Le promesse le abbiamo più che mantenute e già questo deve essere quello che vi deve muovere, fare stare a testa alta. Gianina ha parlato, a me dà fastidio, per me è un problema quando uno non va a votare. Vi ricordo che all'articolo 48 della Costituzione c'è scritto che il voto, oltre a essere libero, uguale, che ogni persona lo esercita, è un dovere civico. Ci hanno tolto questo. Loro che dicono che noi siamo l'antipolitica, noi siamo la politica, sono loro che l'hanno infangata, l'hanno resa sporca, da prendere in giro, da schifarsi, da starci lontani. Invece noi ci dobbiamo riappropriare della democrazia, della Costituzione, della politica, lo dobbiamo per noi e per i nostri figli. Queste non sono parole fatte, ne sentirete di cotte e di crude tra un banchetto e un altro. Perché loro con quei soldi che si fregano, quei soldi pubblici che pagate voi con le tasse, ci fanno le mangiate, ci fanno i buoni per il supermercato, ci fanno i buoni per il carburante. Noi non ce l'abbiamo queste mangiatoie, però abbiamo voi, è un vostro dovere andare a stanare le persone, portarle, farle vergognare quando dicono noi votiamo PD perché ci danno 80 euro. Le 80 euro le vogliono prendere dal mutuo di 1 miliardo. Ve ne danno 80 a chi glieli danno e se ne prendono 100. Questa è la realtà. Non è fantascienza. Oggi il TG3, il TG3 della RAI ha omesso di dire che Crocetta e il Ingroia sono indagati dalla Corte dei Conti, perché ancora oggi con quello che succede, quando diceva dobbiamo eliminare lo scandalo delle partecipate, del precariato, eccetera, eccetera, ancora oggi, e noi a dicembre l'avevamo denunciato, continuano a fare passare contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. E signori, che nella pubblica amministrazione si entra per selezione pubblica e concorso, lo dice la Costituzione, non lo dice il Movimento 5 Stelle. Noi vogliamo il rispetto della Costituzione. E parlo così perché voglio che mi sentano soprattutto le persone lontane. Togliamogli dalle mani questo potere, perché ci hanno resi schiavi, e questo potere chi vota per loro lo consegna alla mafia direttamente, perché la mafia non è la coppola, non è il carretto siciliano, quello è folklore. La mafia sono i poteri che tengono le persone vincolate al precariato. In Sicilia ci sono migliaia di precari, bacini a colpi di 22.000 tra forestali, 22.000 formazione, 22.000 sportelli multifunzionali. Quelli cosa sono? Quelli sono gli schiavi moderni. Hanno legato il mito della flessibilità del lavoro, quella che doveva agevolare, doveva renderci dinamici, adattabili al mercato, senza pensare alla sicurezza. E allora chi è nel posto pubblico fisso, chi c'è c'è, gli altri arrangiati, vatti a cercare il padrone, e sono lì pronti a tirare la catena qualche mesetto prima delle elezioni. Ed è così che fanno i voti, non hanno forza, non hanno potere nei loro programmi, hanno la coercizione e il ricatto, perché è plausibile che ognuno per spirito di conservazione, per salvare se stesso e la propria famiglia, faccia di tutto. Ma questo è un ricatto a cui non possiamo più sottostare. Per
perché non basta neanche questo, non vi possono promettere neanche questo. Possono aprire, possono promettere l'apertura flash di un supermercato, un contratto Cocopro da 3 mesi, dove non puoi avere una malattia, non puoi aspettare un bambino, non puoi fare niente, sei uno schiavo. Noi possiamo avere molto di più, abbiamo delle risorse straordinarie e questo va conquistato da parte nostra ogni giorno con ogni persona con cui parliamo. Io non ho più niente da aggiungere, penso che... Io vi chiedo solo una cosa e vi chiedo anche di andarlo a dire sia a chi non vota ma a chi voterà magari in maniera così disinteressata: votiamo per gli altri. Facciamo finta di votare per una persona che non conosciamo, votiamo per, non per un nostro tornaconto personale, non perché dobbiamo pensare cosa me ne viene a me votando quella persona, ma cosa può venire alla mia terra, alla Sicilia, votando quella persona, votando quella forza politica. Quindi votiamo per gli altri e non più per noi stessi. E allora un ringraziamento da parte del Meetup di Modica per tutti quelli che sono intervenuti, e vi invitiamo sull'invito fatto da Giannina a votare con criterio. Non chiediamo il voto come Movimento 5 Stelle, però vi chiediamo di votare per chi non vi ha aumentato le tasse e per chi almeno sta dimostrando di essere coerente politicamente parlando. Grazie a tutti e ci vedremo nelle prossime iniziative. Una buona...